ore di iniziare a fare qualcosa. Invece non c'è proprio voglia. Questo sarà il prossimo DIY. Indovinate cos'è? Una matrioshka. Sarei anche matrioshka. Quando vuoi fare la youtuber, ma in realtà sei ancora una casalinga. Ciao a tutti, ben ritornati con una nuova puntata. Oggi una cosa molto particolare, come tutti i video che dico molto particolare, ma in realtà forse è banale per voi, invece per me è particolare. Oggi vorrei realizzare questa bellissima giacca di Versace che ho visto sulla sfilata di autunno-inverno 2019-2020. Ovviamente Pinterest è il mio portale di ispirazione, qualsiasi cosa che io vedo dentro quel sito vorrei realizzarlo subito, vado a cercare il tessuto e se vedo lo compro. Infatti c'ho la casa piena di tessuti e di zero fantasia. Stavolta ho voluto complicarmi la vita e quindi ho comprato anche la fodera, quindi la andrò a foderare. Sarà la prima volta che realizzo un capo con la fodera. Questo è perché oggi mi sento impavida, quindi che non ho paura di niente e spero tanto di riuscire a realizzare questo meraviglioso caputino. Speriamo veramente di non dare fuoco alla casa. Mi sono un po' ispirata dai video di YouTube, ho un po' guardato come si mette la fodera, però comunque ovviamente ho già dimenticato tutto, quindi andrò a rivederlo di nuovo. Andrò a foderarlo e in più aggiungerò al colletto di pelliccia naturale che ho già. Il tessuto è un po' diverso, cioè non un po', è totalmente diverso da quello di Versace, perché la signora della merceria ce l'aveva quel tessuto, però al tatto mi sembrava veramente non sottile di più, cioè era veramente impalpabile da quanto era sottile, non mi sembrava assolutamente né invernale né autunnale, anzi mi sembrava più primaverile. Poi vi farò vedere tutti i pezzi che ho comprato i bottoni neri dorati, il tessuto è rosa, invece la fodera è nera e il colletto di pellicciotto anche nero, quindi sarà sul colore rosa, nero e dorato, che comunque ho visto che è un po' lo stile anche di Versace di aggiungere vari pezzi dentro un capo, quindi di abbellirlo abbastanza. Ora passiamo al lavoro, vediamo come ci viene. Sicuramente sarà un video un pochino lungo, ma spero di non tanto, perché comunque io mi do come obiettivo 15 minuti, poi secondo me arrivo tipo a 26 e devo tagliare parecchio perché mi sembra abbastanza lungo e secondo me, come tutti gli altri, ci annoiamo a guardare un video troppo lungo. Io almeno sono una di quelle e penso anche voi, perché vedo che comunque le visualizzazioni sono per i primi 2 minuti, dopodiché la gente si è scocciata e va direttamente al finale dove vuole vedere il capo finito. Comunque fate come volete e vi lascio col video della realizzazione di questo caputino corto di Versace. Questo è il tessuto che io ho comprato. È un pochino più spesso e ovviamente non l'avete capito che mi piace il rosa. Io vado matta per il rosa. Oh mio Dio, potrei usarla come coperta. Comunque sì, questo tessuto veramente è lana. E la ragazza, la signora della merceria mi ha consigliato questo come miglior tessuto per fare una giacchina del genere, se volevo cambiare proprio, perché a me mi piaceva il colore... piaceva abbastanza il colore verde non mi ricordo, me l'ha detto il nome di quel tessuto, ma io ovviamente nella mia ignoranza me lo sono totalmente cancellato dalla memoria, che aveva tutti quei puntini colorati, bianco, nero e il color verde. Lei ce l'aveva uguale, però a me quel verde non mi ispira tanto perché non ho niente da abbinarci. Allora gli chiese se aveva lo stesso tessuto però magari in versione rosa, e lei ce l'aveva, però era un rosa pastello molto piatto, che sinceramente non mi piace. Mi piacciono i colori, il rosa acceso, il rosa fucsia, che piace a me, che sono i colori un po'
che vedi da lontano praticamente. Io voglio essere come un semaforo che voi mi vedete da lontano e dite quella è Dorina, oppure quello è un semaforo rosso e quindi mi devo fermare. È d'inverno, già la situazione è abbastanza cupa, neutra, tutto bianco, d'inverno fa freddo, c'è poco colore, allora voglio rallegrare un po' l'atmosfera con questa meraviglia. Non so se arriverà fino all'inverno, perché ovviamente forse farà troppo freddo e semmai mi verrà, forse lo finirò per dicembre, no, sto scherzando, c'ho in realtà 3 giorni per finirlo. Sì, quindi tra poco mi metto al lavoro. Io ho preso 1,5 metri, volevo prenderne 2, ma la signora mi ha detto no, ti basta 1,5 metri, perché comunque la giacchina è abbastanza corta. Spero tanto di trovare un modello a casa adesso di qualche giacca per poter ricopiare il corpetto come sempre faccio io, che abbia una lunghezza simile più o meno, insomma. Secondo me la sfida più grande sarà foderarlo, perché non sono proprio bravissima. Penso che è la prima volta, neanche a scuola l'avrò mai fatta la fodera. No, forse l'abito, qualche abito. Boh, non mi ricordo più, ragazzi. Sinceramente, quando andavo a scuola ero veramente molto più brava in queste cose qua e mi piaceva anche tanto realizzare tutti questi capi. Mi ricordo che abbiamo fatto un concorso di 150 anni di Unità d'Italia e dove abbiamo realizzato degli abiti da sposa, i colori dell'Italia, verde, rosso e bianco, no? E abbiamo realizzato questi abiti con le mie colleghe, ho indossato anche per sfilare e sono veramente orgogliosa di quel lavoro, perché quel lavoro l'abbiamo fatto un po' in gruppo, tutta la nostra classe, e mi piaceva da morire fare quelle cose all'epoca. Questa voglia che ho di realizzare i capi comunque prosegue, mi piace tuttora farlo, però purtroppo ho pochissimo tempo, perché tra lavoro, tra la casa e tutto quanto, la famiglia anche, bisogna trovare tempo per tutto. Cercherò comunque, mi metterò a lavoro adesso subito, perché ho 2 giorni in cui riesco ad avere un po' di pace e quindi di poterlo realizzare. Comunque ragazzi, volevo farvi vedere la fodera che ho scelto, la faccio vedere da vicino se si vede. Allora, è una fodera praticamente a contrasto, sembra un piede pull, secondo me è un piede pull, fatto con il velluto, quindi stra fighissimo. Non volevo una, ovviamente io se devo fare le cose male le devo fare per bene, e quindi ho preso questa fodera qui per complicarmi la vita, più che altro. Ha questa fantasia di piede pull a contrasto tra grande e più piccolo, realizzato di velluto, quindi anche il discorso che era un pochino più spessa mi piaceva, perché così almeno riuscivo a imbottire bene questa giacca. Ovviamente ci sono anche delle imbottiture che potete comprare e metterci dentro. La signora c'aveva un'imbottitura rosa bellissima, proprio da abbinare alla stessa giacca, però l'interno rosa e l'esterno rosa mi sembrava un po' troppo, volevo un po' smorzare quel rosa, tagliare un po' con del nero, e secondo me si abbinava bene anche al colletto e ai bottoni. E quindi niente, questo è tutto. Io adesso inizio a ritagliarmi il mio corpetto, quindi ci vediamo tra poco.
Eccoci qua, questi sono i miei pezzi dietro, davanti e la tasca. E dovrò allungarli un po' perché mi sembra un pochino troppo corto, perché mi sono accorta piegando comunque il davanti che il primo bottone finisce qua. In realtà sulla giacca ce n'erano due bottoni, quindi dovrò un po' allungarlo. L'ho accorciato di troppo, però sul tessuto lascerò abbastanza tessuto per poi capire dov'è realmente l'orlo, perché non ho ancora ben capito, ben definito se starà bene a me in vita oppure più basso. Ho disegnato anche la parte dietro, si vede pochissimo perché purtroppo questa velina è molto sottile, la paramontura sia dietro che davanti. Me la sono un po' segnata come vorrei che fosse, e questa invece è la tasca come la vedrete da fuori, e questa sarà la tasca interna, quindi a piazzamento. Come potete vedere, ho realizzato un macello. Praticamente ho visto la foto e mi piaceva che il colletto fosse con risvolto un po' più ampio, quindi ho dovuto aggiungere un po' di velina per realizzare il colletto, perché stia in questo modo qua, un pochino più aperto, più grande. Quindi niente, se non riuscite a capire, non ci riesco a capire neanche io il macello che sto facendo. Ragazzi, questo è il mio piazzamento per la tasca. Ho messo degli spilli, non so se vedete bene, ho messo degli spilli più o meno dove voglio che la mia tasca sia, perché io adesso dovrò togliere questo pezzettino per poi ritagliarlo sul tessuto, quindi l'andrò a segnare poi anche sul tessuto sottostante. Questi spillini ci metto magari 4 punti, e così ho di riferimento per la mia tasca sul davanti. Questo è il piazzamento come si presenta. Facendo la tasca, ragazzi, per questa vi lascerò il link in basso dal video in cui ho preso spunto per realizzarla, perché figurati, io non sono proprio capace di farla. Comunque devo ancora finirla. Questa sarà la mia taschina. Ho finito la mia prima tasca in assoluto, ragazzi, veramente la mia prima tasca nella mia vita proprio. Sembra che sia venuta bene, è stato veramente molto complicato per me, perché mi sono dovuta rivedere il video 20 volte per capire come fare. Un po' si vede il filo, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, un po' si vede il filo, ma va bene, siccome è rosa e comunque questo tessuto è bello perché lo nasconde. Non ci sta il mio telefono, però va bene. Ne avevo fatte in realtà più grandi, ma poi non combaciavano, quindi ho dovuto tagliarlo parecchio. Ora vado a farlo sull'altra parte. Ragazzi, siamo finalmente a un buon punto. Ho la parte davanti e la fodera finita dopo non so quante ore alla macchina, che ormai ci vedo anche male. Questa è la fodera che andrà inserita all'interno della nostra giacchetta.
La giacchina è finalmente finita. L'unico dubbio che ho è se mettere il colletto oppure senza colletto. Con colletto o senza il colletto. Ormai ho anche attaccato questi bottoncini qua. Vediamo se mette a fuoco. Comunque sull'orlo l'ho dovuto lavorare tutto a mano, quindi gli ho dato queste cuciture tutto a mano intorno. E niente, questo è tutto. La giacchina è prontissima, cioè prontissima no, mancano ancora i bottoni e poi ve la farò vedere. Oggi io e Stella stiamo andando a fare le foto. Sì. Facciamo un po' di pubblicità anche a Stellina. Grazie, grazie. Comunque fa un caldo. Ragazzi, per aver guardato il mio video, se vi è piaciuto non dimenticate come al solito di lasciarmi un like, ditemi il vostro parere.